Devo allargare le mani, devo dire buongiorno, 9 gennaio, qualcuno potrebbe dire finalmente queste veste ce le siamo cavate dei coglioni, è la storia di un film, una volta uno dice, vabbè perché insomma pare che per molti insomma, le feste rappresentino qualcosa di assolutamente impegnativo, uno dice è festa, ci sono le vacanze di Natale. No, non sempre così, soprattutto mi rivolgo alle nostre care amiche ascoltatrici, quelle che tra Natale, Capodanno, Epifania e non so quali altre feste hanno sfornato, non so, centinaia di cappelletti, hanno mangiato e hanno dovuto confezionare migliaia di panettoni, insomma ne hanno fatte di cotti, tacchini, polli, manzi, ceci, pasta, so, tutto, una roba. Rosy, tu, buongiorno! Buongiorno! Tu buongiorno. Ti sei dimenticato di dire i maiali in mezzo a tutto questo? I maiali, vabbè, scusa, si la mangia carne... il maiale a Natale? Beh, si fa anche il maiale, ma il maiale va bene tutto l'anno. Buongiorno! Buongiorno, mi vuoi presentare la tua dolce metà che anche quest'oggi ci è venuta a trovare? La mia piccola dolce metà. Senti che sono... felicità, sì. È il mio grande amore da sempre, il maestro Marco Mariani! Buongiorno, applauso! Buongiorno a tutti voi, buongiorno! E adesso diamoci del lei, per favore, col maestro. Sembra perché giusto. Quando siamo in TV noi ci diamo del lei. Tu mi dai del lei. Tu le dai del tu. Tu le... No, sta detto che ho i coltelli oggi. Allora, sei finite le feste, inauguriamo questo nuovo 2017. Con un Pandoro, giustamente. No, cioè, sono finite le feste, ma in cucina la festa non finisce mai. È rimasto un po' di roba. Perché guarda che le Asdore sono contente quando arrivano le feste, perché è un modo per farsi dire da tutti i nipoti, figli, brava, che buona, che bella, così si sentono sempre al centro dell'attenzione, almeno per il periodo delle feste. Per me, però io vedo mia mamma, quindi... Sono delle belle sfacchinate, eh? Ma sì, è bello. È bello, dai, sì. Vabbè, sì, dai, mettiamola così. In fin dei conti vedo che la gente mangia, quindi... cioè, qualcuno deve far da mangiare, no? No, Rosy, il problema è che uno mangerebbe anche meno, ma ci sono delle tavolate dove ti trovi davanti, poi l'occhio tiene più della pancia. È giusto così, ma da oggi, lunedì... Dieta? Sì. Sì, quindi cosa facciamo? Un panettone, un pandò? Infatti, oggi facciamo... da mangiare con gli avanzi delle feste, ma non so se è rimasto poi tanto. Quindi facciamo una pasta che la mia mamma la chiama pasticciata di giù, che la faceva la mia nonna. Pasticciata di giù, dopo di vediamo. Di giù, perché la mia nonna è di giù, anche la mia mamma. E quindi tutti gli avanzi dentro e vedi che cosa viene fuori. E poi con il panettone facciamo il French toast, il French dolce. French toast. Per fare colazione, ma va sempre bene, dai. French toast. French toast. French toast, un po' americano, yeah. Come avete passato il festo? Tutto bene? Sì. Tutto bene, abbiamo perso un sacco di soldi a giocare a carte. Ah sì? A 7:30 si gioca. Nella bisca. Avrei perso 5-6 euro. Ah, butta via. Butta via di questi tempi. Quei tempi che corrono, 5-6 euro oggi, domani, butta via, eh. No, quali sono i giochi che si fanno di solito per le festività? Tombola. Tombola non abbiamo giocato, dove abbiamo giocato? 7:30 7:30 7:30 col piatto, che è proprio una bisca, una roba d'azzardo. E poi abbiamo giocato Asinone. Asinone? Com'è? Asinone, dai, spiega. Ah, metti tutte le carte coperte, man mano che le giri, chi prende l'asso di bastoni è l'asinone e paga. Vabbè, è un gioco che possono giocare anche i bambini, dai. Cioè, tutte le carte coperte, quindi ne scopri una volta. Sì, all'inizio si mettono un po' di soldini. Ah, ma avete capito? Questo non lo conosco. Questa è proprio tutta fortuna. No, no, certo, scopri a caso. Esatto. Fai il giro, in quanti si gioca di solito? Puoi giocare anche in tanti, cioè... Cioè, quindi... Non c'è problema. Sai la cosa bella? Che lo fai una volta all'anno. Quindi sei asino una volta all'anno. Per quel ritrovarsi così, esatto, giocare a carte. Esatto. Io specialmente che non gioco a carte. Allora, Rosy, che cosa ci prepari quest'oggi? Vedo che stai già sfornando, anzi tagliando un pacchetto, sì, di pasta. Sì, perché ho acceso l'acqua, ma questi fuochi vanno a palla. Abbassali, dai. Già bolle. Sì, abbassali, perché magari... Abbassa. Allora, no, c'è già un messaggio dalla nostra Lidia. Sì, ben detto, Fulvio. Meno male che le feste sono finite perché c'è troppo da fare. La nostra Lidia di Pegognaga. Ma Lidia, cosa dici? Che tu sforni roba tutte le mattine? Io vedo su Facebook. Lei mette dolce ogni mattina dell'anno.
È vero. Quindi, però... no, non sono d'accordo, Lidia. No, però vedi, dice, meno male che le feste sono finite perché c'è troppo da fare. Io avevo mediamente una ventina di persone a tavola. Allora, forse ha ragione. Allora, ciao mitici Rosy e Marco, ok, ora Rosy, datti da fare, grande resdora. Un abbraccio, Lidia. Lidia, mi do da fare. Bacione. Un bacione. Allora, cosa ci prepara? Andiamo a vedere la lista. Vai a vedere. No, allora. Pasticciata come giù, leggi tu? Esatto. Ci arrivi a leggere? Va bene. Vuoi leggere che cosa serve? Ecco, servono prego. 500 grammi di penne liscio o comunque qualsiasi tipo di pasta vi può essere avanzato dal giorno prima, 300 grammi di ragù di carne oppure anche sugo al pomodoro, 3 uova che le faremo sode, 100 grammi di mortadella, 100 grammi di prosciutto cotto, ma se vi è rimasto il crudo o il salame va bene uguale, una mozzarella, il parmigiano grattugiato, un po' di besciamella e le sottilette. Questo è quello che serve per il primo. Oppure sì. Perché come giù? Come giù perché la mia mamma è siciliana, mio babbo è pugliese, la mia mamma ha imparato a cucinare dalla suocera, quindi cucina i piatti di giù. E mi raccontava che la mia nonna il lunedì apriva il frigorifero, tutto quello che era avanzato la domenica lo buttava in mezzo ai maccheroni e poi in forno. Noi oggi la pasta la dobbiamo cuocere per forza perché... non abbiamo niente, però se vi sono rimasti anche i cappelletti, per dire, si mettono nella adesso poi tutto quello che c'è butti dentro, poi vedrai cosa viene fuori. Perfetto, invece come secondo piatto ci facciamo un dolce. Un dolcino, e quindi facciamo questo French toast, l'hai chiamato. Il French toast dolce. Quindi usiamo il panettone o il pandoro avanzato, mezzo litro di latte, 3 uova, un po' di cannella, il miele, ribes e lamponi per poi decorare il piatto. Che vabbè, si può fare per merenda, per colazione, è una cosa un po' americana, ma devo dire che l'ho proposta e ha avuto il suo notevole successo. Mi fa molto piacere che prepariamo qualcosa che possa essere utile con i vostri avanzi, già l'abbiamo fatto la scorsa settimana, ma questi sono, credetemi, assolutamente originali. Sono le 10.37, la nostra Rosy ci ha proposto quello che vi preparerà quest'oggi, quindi siete in grado, se avete in casa un po' di questi ingredienti, di prepararlo anche voi insieme a noi. Sì. Nel frattempo, prima di cominciare, andiamo a ascoltarci un po' di musica. Cosa vuoi subito cuocere la pasta? La pasta io la metto giù perché dopo deve andare in forno a finire di cuocere. Abbiamo 2 ore, non avere fretta. Ma cosa faccio? Buttala giù. No, se la vuoi cuocere. Tanto dopo la cuociamo fino a metà cottura, Poi la tiriamo fuori, perché poi continua in forno. Ecco, allora, devo sottolineare che il panettone, la Rosy, se l'è dovuto portare, l'ha dovuto cercare lei, perché alla Coop di Cavriago, dove noi normalmente ci riforniamo, è già da giorni che i panettoni e i pandori li hanno esauriti. Quindi io ho chiesto stamattina se avete, ma ne avete ordinati pochi o c'è stata veramente una vendita straordinaria quest'anno di panettoni? Ma hanno detto che ne hanno ordinati anche più dell'anno scorso, però erano in promozione. Sì, tutti quando poi li abbassano di prezzo si fa la scorta, come ha fatto la mia mamma, infatti sono andata da mia mamma. Ma anche perché un panettone, so che c'è un amico di Vignola che li prepara a Ferragosto, ma in realtà potrebbero essere buoni tutto l'anno. Certo, anche perché la data di scadenza va oltre il Natale prossimo, quindi volendo uno li potrebbe anche tenere fino a Natale prossimo. Adesso magari se c'è qualcuno li stanno svendendo, magari se qualcuno ci sono rimasti. Ma poi molti ho saputo che li hanno ritirati, 2 o 3 supermercati di Cesena li hanno ritirati per mandarli in beneficenza nelle zone terremotate, piuttosto che venderli li hanno ritirati, le ditte li hanno mandati giù. Bello, anche perché c'è più che altro adesso nella zona terremotata avrebbero dovuto mandargli delle stufe elettriche. Ah, caspiterina, la neve la fa sempre nei posti dove non deve. Esatto, è sempre così, proprio piove sul bagnato, come si dice. Vero. Va bene, Rosy, allora vuoi buttare giù la pasta che andiamo con un pezzo? Senti, quanti mangiamo? Ma no, dai. Un assaggino, 500 grammi. 500 grammi è troppa. No, è troppo, dai. Assaggino. No, dai, un po' di meno, via. Fanne 450. Ecco, non esagerare. No, dai. Ho già capito, dai. No, vabbè, dai, tanto tengo un pochino. Sono assaggi. Tu come me guardi spesso MasterChef, vedi che piatti miseri che fanno. No, infatti, io non potrei mai andare a MasterChef, perché farei dei mappazzoni. È vero, invece... No, cioè, è un modo di impiattare diverso, però a me piace vedere chi si siede alla mia tavola che fa se tu gli metti davanti una rubina piccolina, vabbè, c'è mica. Hai ragione. Cioè, è così anche nell'amore comunque. Ma è il tocco finale. Va bene, quando la capite ridete. È il tocco finale della pasta. Stavo valutando, è così, Marco. Pasta di giù.
Beh, certo, io credo che sia così. Saluti a tutti voi, mi complimento con Rosy per la sua simpatia. Katia da Salso Maggiore. Ciao Katia! E poi, andiamo con la musica. Allora, ci sono dei brani nuovi, alcuni vecchi, ci sono dei reperti storici di tanto tempo fa. Reperti storici? Aiuto! Surprise. No, dai, te ricordi Think, perché quest'anno è il 10° anniversario di C'era un ragazzo che come me ama vivito. Sì. Decimo, non so, più o meno, mi sembra fosse il 2000. Forse e tu hai partecipato. Caspita, sono già passati 10 anni. No, forse 8, forse sì. Mi confondo, 2009. Era. Wow. Il tempo. Comunque sono 8 anni e sono tanti. Ah, va sembra bene. Ieri. No, volati, sembra ieri. Lascio però, nelle mani di voi uomini. Però la dai, scelta. Presentiamo le nuove cose o quelle più recenti. Scegli tu che brano vuoi scegliere. Allora direi di andare subito con Casa Mia, perché è un brano che fa parte anche del nuovo disco. E questo brano Casa Mia parla di noi musicisti cantanti, che quando poi torniamo a casa è uno dei momenti più belli. E qui voglio ringraziare anche la scuola di canto Canta con noi della sorella della novella e Luca Bergamini, e sono anche loro maestri di questa scuola, quindi la Milva e la Cristina. Ah, infatti ho visto, c'è la Milva. La Milva, la Cristina e tutti un po' degli allievi della scuola che hanno partecipato e fatto i cori. Stefano, dovrebbe essere nella timeline perché l'abbiamo messo in 16 nordi a pieno schermo. Ciao Rosy, non potevo mancare davanti a tal bravura. Un bacio da Loretta detta Chip e un saluto ciao, anche Chip. Al maestro. Ciao Chip, un bacione ciao. Grande. Ciao. Sì. Casa Mia. Vai, musica. Rosy Velasco, ragazzi, pronti? Per voi. Fatta apposta così. Va bene, ma dai. No, magari alla fine della trasmissione. Ci riproviamo e lo guardo anche perché è un bel video molto festaioso. Cioè, sembra quasi uno spot della Coca-Cola, sai, tutti sì. Insieme. Voluto. Beh, molto natalizio, Casa Mia. Insomma, ma poi devo dire, il fatto di aver proprio espresso in pieno quella che è la mia vita normale quando torno a casa, quindi. E i miei cani, Marco, e miei la cani, gente, Marco. Cioè più che Marco, la gente, sono piaciuti molto i cani. Sì, tutti mi dicono, ma che bello, hai messo i cani nel video. È una bella mi soddisfazione. Piace, tesoro, ma... Sì. Allora, a proposito di casa tua, questa che vediamo dove tu conduci in diretta un programma di diretta casa Facebook. Tua... Sì. Allora, tu fai un programma di cucina in diretta su Facebook al pomeriggio. Martedì. Solo il martedì alle ore 18 si chiama Casa Velasco. Casa Velasco, dopo Casa Mia ci sta. Esatto. E qua spieghi come cucini dei in un'ora di tempo, più o meno, facciamo due ricettine e la gente da casa il giorno prima do la lista della spesa. Infatti oggi io pubblicherò nella mia pagina Facebook la lista della spesa, la gente va a fare la spesa e domani cuciniamo insieme. Poi... logicamente in casa mia ci sono 6 sedie e chi vuol venire partecipa come pubblico. Vada. Massimo di 6. Cioè, e mangiano. Vabbè, insomma, più o meno come qua, solo che io lo faccio su Facebook, giusto? Esatto. Cioè, per dire, ormai uno ci fa la televisione in casa sua. L'iniziativa che ha dato dai, molto... L'iniziativa è carina. Esatto, però... assolutamente. Bello tornare a casa mia, bello accendere la TV, sentire la canzone che mi accompagna nei viaggi. Ciao Rosy e Marco, un abbraccio grande da Annie. Ciao Annie! Annie è una ragazza che è sempre in viaggio perché fa i mercatini e quindi quando torna a casa si sente molto questa canzone addosso. Ciao bellissimi, noi vi stiamo vedendo. Un bacione Fabio, Antonella, Mirko in ufficio da Predappio. Ah, bravi! In ufficio? Mirko è in ufficio, dice, però... Ah, in ufficio possono guardare la TV, che bello ufficio! Hanno un'altra definizione, 65 pollici. 60 pollici, Un bacione a voi! Senti Fulvio, intanto io metto su 3 uova perché devo fare le sode. Allora, le hai messe... Ah, proprio le hai messe... In acqua fredda, le metto sul fuoco e poi devono bollire 8 minuti e diventano sode. Il problema di queste uova qua è che quando le andrai a pelare, se non le fai raffreddare, c'è sempre il rischio di... Ho già preparato la bulle con l'acqua fredda. Ragazzi, no. Ma io sono una cuoca cantante, com'è che dici tu? Cuoca cantante. Una cuoca cantante una con... Cuoca, come si deve, eh? Lui è un cuoca pianista, cosa è successo? Cantante devo cuoca. Sentire se sono a metà cottura perché le dobbiamo mettere nel forno. Ah, allora, senti, metà cottura. Sì, sì. Metà cottura, va già bene. È sufficiente che tu la sposti dal fuoco e lui è già come se fosse spento. Ah, okay. Sposta la pentola. Metà... Si spegne da solo? Si spegne da solo. Mamma, che cucina intelligente, la voglio anch'io. Sì. Forno di induzione. No. Maria, dopo così compri tutta la...
la batteria nuova di pentole, vero? Esatto, beh, ce ne sono qualcosa. Maestro, che sì, anche no. i mobili a induzione. Ma come sono queste donne, Marco? Gli dai un dito, vogliono la mano. Gli dai la mano, vogliono il braccio. Sì, non andare avanti, fermati. Perché dopo il braccio... No, io... Fermati! Non dico più, guarda, le mie frasi su quello che dovrebbero fare le donne ormai le ho... Nell'anno nuovo mi sono fatto... Però io non le ho perse, non le so. No, non posso dirlo. Non posso dire... Anno nuovo, vita nuova. Stavo guardando qua quello che stai preparando, c'è veramente un sacco di roba. Cosa stai facendo qua, ti ricordi? Ah, non so, vediamo. Aspetta, ecco qua, c'è i pomodori. Ah, le orecchiette con i broccoli e i pomodorini. E ti devo dire che è stata una ricetta, broccoli, pomodorini, salsicce, una ricetta che è stata super cucinata, perché tu devi sapere che a fine della puntata la gente mi manda le foto del piatto che ha fatto a casa sua. La prova. E so che la Lidia, la nostra amica Lidia, l'ha fatta 2 o 3 volte in una settimana, perché a quanto pare... Piaciuta. È piaciuta. Perfetto, beh, allora questo esperimento invece noi lo facciamo a diffusione televisiva. Bellissimo. Per i nostri ascoltatori che magari non hanno internet. Certo. Perché insomma so... Insomma, ieri per esempio ho incontrato una persona e mi ha detto: ah, ma perché invece di parlare degli appuntamenti in televisione, delle orchestre, non la mettete nel televideo? Televideo. Oh, televideo. 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 777. Io ho detto: ma sai, adesso ci sono altre tecnologie oltre al televideo. Ma c'è fumo. I messaggi. No, però ci sono delle persone che niente fa. Io internet non ce l'ho. Delle volte ci sono un sacco di persone. Che tramite i social network tutti possono arrivare, ma non è proprio così. La televisione è ancora il mezzo più diretto per le persone magari che hanno anche qualche anno in più. Non ce lo dimentichiamo. Esatto. Buongiorno a tutti voi, un saluto a Rosy, un saluto a mia suocera Ottavia, siete sempre bravissimi e simpatici, si sorride sempre con voi, saluti da Erika, ciao Erika. Ciao Erika. Buona giornata. Allora la Rosy sta cuocendo delle penne perché deve fare le penne alla tiramigiù, no? Pasticciata di giù. Però se vuoi la prossima volta farò le penne alla tiramisù, potrebbe essere un'idea, vedi? Esatto, penne alla pasticciate di giù. Pasticciate di giù. Perché, cioè, perché ho fatto così presto a mettere giù l'acqua? Perché devono cuocere 3/4 d'ora in forno. 3/4 d'ora. E quindi noi adesso andiamo a preparare il padellone. Però tu mi devi dire se adesso o tra un po'. Tanto queste possono anche diventare fredde, non mi interessa. Ma guarda, abbiamo 110 minuti. E allora io intanto mi preparo tutte le cose tagliate. Le cose tagliate? Mentre parlo con voi taglio. No, no, ma facci fare, vogliamo proprio vederti. Ma voi due sapete cucinare, no? Perché no. Fulvio la vedo male. No, scherzo. Sì, vero? Cioè. No, l'altro giorno era venuto una cuoca, aveva usato dei tranci di tonno pinna gialla, rossi, quelli belli, sì, che tanto si possono mangiare anche crudi. Li aveva un po' impanati in una salsa di sesamo, poi li aveva soffritti in padella. Ci ho provato anch'io. Sai, quando in casa prepara una persona che purtroppo in quel momento lì è ammalata perché sta a letto, insomma, uno dice: vabbè, mi vado a vado a fare la spesa io, ho preso sto tonno qua, l'ho visto, e lo vado a preparare, quello, l'ho tagliato, l'ho fatto, ho sbagliato un tot di cose perché ho usato troppo olio per friggerlo, non l'ho impanato. Beh, però almeno ci hai provato. No, ci ho provato, in effetti io e Marco, credo che tu venga anche così, sostenga questa mia... La stessa scuola. Stessa scuola, noi più che con le mani sulla tavola stiamo bene coi piedi sotto la tavola. Sotto la tavola. È vero? Però io immaginavo questa cosa. Io 2 uova all'occhio di bue sono capace. Ah, un'insalata tonno e mozzarella e potrei pure farle anche leggere. Non esagerate, al vero, non esagerate. Light, le farei light. Ciao Rosy, ti abbraccio, un saluto da noi tutti, Dennis, Eleonora, Mattia e Noemi, oggi in ferie cucinando in tua compagnia. Oh, che bello! Dai! Allora, cucinano come di Sant'Arcangelo sono loro. Sant'Arcangelo di Romagna, perfetto. Allora, cosa stai facendo? Stai spezzettando del prosciutto cotto? Sì, il prosciutto cotto, che dopo lo andiamo a inserire nella pasta, la mortadella, sempre, non c'è bisogno mica di essere tanto precisini, Qui... Cioè così, alla mal tagliata. Alla chicca spanna. Sì. Come l'hai detto, Marco? Alla? Chicca spanna. Chicca spanna. Chicca spanna, vabbè. Si gioca pure con le biglie. Vedi, Marco non è chicca spanna e niente, perché lui è molto preciso nel lavoro professionale, eccetera, eccetera. Ma in cucina... Sono molto chicca spanna.
per fare due uova, ragazzi, sembra che c'è stata la guerra. Però chi è sempre in giro, chi viaggia, insomma, più che cucinare, di solito è affezionato al banco dei panini degli autogrill, giusto? Purtroppo. Mamma purtroppo mia. Che adesso vedo, a parte l'autostrada che è aumentata, il gasolio che è aumentato, i panini in autogrill, quando costano poco, costano 4,90. È una pazzia. Una Coca-Cola e un caffè spendi 10 euro. Non si può, dai, è veramente. Sono un po' cari questi autogrill, diciamoci la verità. Pensa che il 30 di dicembre, ho pubblicato anche questa foto, l'ultimo casello che c'è tra l'Italia e la Francia, Ventimiglia, sì, l'ultimo casello, l'ultimo autogrill, sì, vendeva il gasolio a 2 euro. Purini. Hai visto la foto? Hai visto la foto? Ho visto la foto, esagerata. Sì, che dicevo, ma dov'era? In Italia, cioè adesso mediamente il gasolio 1,4 sì, esatto, è aumentato, però insomma 1,350 si trova proprio nei, addirittura nei distributori della Coop, sì, qui sì, 1,349, 1,349, vabbè, 2 euro. Allora diranno, se sei senza benzina sei costretto a farlo, t'arrangi. Il fatto è che appena passi di là dalla Francia costa 1,250, cioè quindi fai 10 km. Ci arrivi. Se loro dicono, va là che... No, io andrei lì tutti i giorni e dico, mi dia 2 euro di gasolio. Tanto per arrivare di là. Tanto per arrivare là. 2 euro, perché è una roba incredibile. Va bene, Rosy, allora stai mettendo insieme mozzarella, prosciutto cotto e mortadella. Per fare... Poi dopo metteremo sopra un po' di sottilette, poi il ragù, un po' di besciamella. La besciamella è facoltativa, non ci andrebbe neanche messa, ma io che sono l'ova... L'ova. L'ova. Dal e amo la besciamella, l'ovo. Questa è anche molto buona, però le Azzorre che ci seguono da casa molte cose le fanno loro. E un po' di besciamella io gliela metterei, perché cioè, io gliela metto, voi fate quel che vi pare. Tiro un po' la lasagna con la besciamella, giusto? Non lo so, a me piace proprio. No, ma va bene, ci sta. Sì, va bene. Ad esempio, questo Natale ho fatto le lasagne. Cioè, era, non so come dire, besciamella con un po' di pasta? So, perché sia io che mia sorella grande ne ho amate per la besciamella, ci piace proprio tanta. E quindi abbiamo fatto queste lasagne molto besciamellose. Cioè, erano tutte bianche, insomma, la besciamella bianca. No, c'era una parvenza di verde ogni tanto, però. Però tu la lasagna la fai con la pasta bianca o quella verde? Allora, andrebbe fatta con la verde, perché la vera è con la verde, però adesso si fa anche con la bianca, magari per impazzire di meno, non hai gli spinaci, non hai certo, le cose, la fai con la bianca. Dopo, logicamente, se ci metti il ragù di carne e besciamella e parmigiana, è la lasagna bolognese. Poi invece se la fai bianca e la fai col prosciutto cotto, i funghi, quella è il... goccia d'oro, esatto. Goccia d'oro. Da me si chiamava rondine, la pasta verde. Pasta, ma ne sai allora, Marco? Non era la lasagna, l'ho scoperto da adulto. Perché per me era la pasta verde. La pasta verde, non sì, era la lasagna? Quella lasagna verde. Non va? Abbiamo scoperto che questo fuoco non va. Ma arrivo bene subito, Rosy. Come io mai? Sono perché io sono rimasto... Lo devo mettere di qua? No, no, è uguale. Devi metterlo in qualunque posto. Esso va. Prova perché lì. Si è spento. E perché si è spento? Ma perché ogni tanto va, fa così. Va bene, allora. Ma tanto abbiamo tempo. Non c'è problema. No, diciamo che forse abbiamo sbagliato... Tegamino? Ho questa impressione. Dici che questo va bene? No, adesso nel forno più piccolo va, dovrebbe andare. Perfetto. Sei sicuri? Fanno dei segni là. Abbiamo telefonata. Sentiamola. Pronto? Buongiorno. Ciao Fulvio. Ciao, sono Giuseppe Malaguti. Giuseppe Malaguti, da San Felice. L'uomo, come sta? E il suo salame. È vero, un salame di un metro e mezzo. Mamma, non mi ricordo magari. Come stai? Sto bene, te come stai? Beh, bene. Si vede, no? L'Egle? L'Egle sta bene, qui vicino a me, che ti saluta, ti fa gli auguri. Grazie, grazie mille. Salutami tuo marito. Ciao. Eccolo qua, il marito. C'è. Ciao a tutti e due. Ciao Giuseppe. Speriamo di vederci presto. Magari. Speriamo. Perché finché ci si vede vuol dire che le cose vanno bene. Davvero, ciao. Speriamo. Ciao Giuseppe. Allora Giuseppe, l'ultima considerazione, visto che insomma magari sono passati 3 anni. Ci sei ancora Giuseppe? Non c'è più. No, volevo sapere perché mi risulta che da quelle parti dopo il terremoto si siano dati da fare
in maniera incredibile, che insomma credo, ho sentito ieri parlare del 70-75% delle persone che sono ritornate tutte a casa con la casa rifatta. Quindi, questa è una bella cosa. Insomma, noi viviamo in una regione dove quando è ora di rimboccarsi le maniche, non perché gli altri non lo facciano, per carità, però qui lo spirito... Sì, effettivamente l'Italia in queste cose... Ma no, gli italiani. Gli italiani. Perché ho visto anche a Campobasso, insomma, non è la prima volta. 3 o 4 anni fa anche in Romagna è venuto una nevicata, Cesena, 1,5 metri di neve. 2012. È stata tosta. Però nessuno si lamentava, tutti si davano da fare, a spalare. Ieri vedevo gente, qua non ci viene ad aiutare nessuno. Ragazzi, prendete il badile e datevi da fare, se non viene nessuno. Pensa che non 2012, bisogna aspettare. Marco, dalla disperazione che non riuscivamo a muoverci, aveva comprato quei macchinini che... Passi e turbine. Quindi lo chiamavano tutti i vicini di casa. Si smontava e montava nella macchina, no? Allora andavo dal mio amico dall'altro e gli facevo l'ingresso da casa. Vedi, gratuitamente, logicamente. Vabbè, quel badile diventa pesante. Ah, non facevi in tempo. Una volta che avevo preparato, tornavo in casa, uscivo, c'era già. È stata una nevicata pazzesca. È stato bellissimo. È più o meno come quella di quest'anno, solo che invece di arrivare in Romagna è arrivato un po' più giù, sono sempre queste colate artiche che arrivano dalla Russia. Non si spiegano. Vabbè. C'è la pubblicità, Rosy ha già preparato. Aspettiamo le uova. Metà cottura le penne lisce, mortadella e prosciutto cotto e mozzarella spezzettati, alla bene meglio. Bravo. Fra un po' vedremo come prepara queste penne alla tiramisù. No, no. Dai, questa tiramisù. Alle fatte perché di giù. Perché tiramisù? Pasticciate di giù. Pasticciate di giù, yeah! Ce l'ha fatta. No, ho capito, lo sapevo per questa giorno, ma mi viene a dire... È bello però del tiramisù. Vabbè, adesso inventerò anche la pasta tiramisù. Dai. Non è male. Pubblicità tra poco. Mi impegnerò.